Ciao, sono Morgan De Santis. Voglio raccontarvi una storia che può capitare a ognuno di noi, ovunque. La storia può avere un lieto fine se ciascuno di noi sa cosa fare. Portiere della Roma, Morgan De Santis, originario di Guardia Grele, e il testimonial d'eccezione dello spot A Portata di Cuore per la campagna di comunicazione sulla defibrillazione precoce della Regione Abruzzo. Il progetto è finanziato con fondi del Ministero della Salute che ammontano a complessivi 177 milioni di euro. A presentarlo l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. L'iniziativa nella prima fase prevede l'acquisto di 67 defibrillatori consegnati ai distretti di base e alle guardie mediche delle zone interne, cui seguiranno anche corsi di formazione per garantire miglior utilizzo di queste apparecchiature. Rientra nella strategia degli interventi che mettiamo in campo attorno alla rete di emergenza-urgenza. Noi desideriamo dotare le nostre comunità dei defibrillatori semiautomatici per intervenire immediatamente, ma allo stesso tempo desideriamo intervenire sulle postazioni dei 118, sull'elisoccorso, cioè dotare la comunità abruzzese di una strategia di intervento sulla rete di emergenza-urgenza più efficace, più di qualità e anche più di quantità. Nel corso dell'incontro è stato proiettato in anteprima lo spot realizzato dalla struttura stampa della Giunta regionale in collaborazione con il Comune di Castel del Monte, l'Associazione Sportiva Roma Calcio, il TSA, la Centrale Operativa del 118 e il Corecom Abruzzo. Gli attori protagonisti sono Elena Gizzi e Ciro Improta. Molto toccante la musica e gli effetti sonori della pianista e compositrice abruzzese Paola Crisi Giovanni, che creano una tensione drammatica molto intensa. Una storia a lieto fine grazie all'acquisto di 67 defibrillatori che da oggi in Abruzzo sono a portata di cuore.